Ciao a tutti, sto facendo questo video perché in tanti mi avete chiesto com'è la gestione di questo animaletto. Allora, lui è un suricato, viene dall'Africa, ma in realtà lui è nato qua in cattività come i suoi genitori, i suoi nonni. L'ho preso a un allevamento a Roma, che alleva questi cuccioli con tanto tanto amore. Che carattere ha? Come potete vedere è molto molto giocherellone, è un po' come avere un cagnolino, con la differenza che lui non vuole mai mai essere lasciato solo. Quindi è un pochino più impegnativo, perché rispetto magari a un cagnolino che 2-3 ore lo può anche lasciare solo, lui va proprio in crisi quando rimane da solo. Essendo un animaletto che vive in branco, ha bisogno del suo branco, che vivendo in cattività lo va a sostituire con quello che avrebbe in natura, ovvero il suo branco diventa la sua famiglia, cioè noi. Quindi quando lui si trova da solo gli manca il suo branco e va in crisi e piange. Quindi io me lo porto sempre dietro ovunque. Vado al mare, lo porto al mare, vado a fare la spesa, lo porto a fare la spesa, vado in vacanza, lo porto in vacanza, prevalentemente nei posti chiaramente dove posso portarlo. Quindi è sempre con me, viviamo in simbiosi. Non gli manca la sua famiglia, tanti mi avete chiesto ma gli manca il suo ambiente, gli manca la sua famiglia. No, la sua famiglia siamo noi. Lui non conosce quello che è la natura e la savana, perché è nato qua. Quindi per lui questa è la sua vita, lui è questa la vita che conosce. Cosa mangia? È un onnivoro, mangia come noi, quindi carne, pesce, frutta, verdura, uova. In più mangia gli insetti, quindi vermetti, cavallette, insomma un po' quello che trova, perché a lui piace scavare. In natura loro fanno tante tane, ora in cattività non ne hanno bisogno, ma gli è comunque rimasto l'istinto di scavare. Lui scava perché cerca i vermetti, cerca le piccole larve e poi comunque gli piace scavare e gli fa tanto sfogo. Lui è tanto coccolato, lo amiamo tantissimo, per noi è come un piccolo bambino, non potremmo mai più fare a meno di lui adesso. Quindi chi giudica, chi parla senza sapere, dicendo non sono animali adatti a vivere in cattività, sono animali che devono stare in natura, basta che guardate questo video e vi renderete conto di quello che dite, perché in realtà sono animali molto molto affettuosi, che si integrano bene con il gruppo, con la famiglia, quindi con gli altri animali, e non hanno problemi a interagire con gli umani, con le persone e con gli altri animali. Quindi lui si trova benissimo, sta bene, non gli manca niente, anzi qui è al sicuro, non c'è nessun falco, nessun animale, nessun predatore che può rischiare comunque di essere mangiato, e quindi sta bene, è felice, cresce con tanto amore insieme a noi. Ciao a tutti, un bacione. Ah, a proposito, si chiama Suri e è un maschietto.